battaglia che sta portando avanti l'associazione credo che abbia sortito effetti. L'ultima volta quando è stato qui il dottor Onorato, l'armatore, insomma il proprietario della Tirrenia di Mobi e di Doremar, la sua denuncia verbale ha sortito effetti, perché mi giungono notizie fondate che il 40% dei marittimi extracomunitari sono stati sbarcati, mentre appunto sono stati impiegati i marittimi italiani. Andremo a manifestare a Roma al Ministero o per la modifica della legge 3098 o per la giusta applicazione della stessa, perché questa legge consente ai marittimi italiani di essere presenti in percentuale sulle appunto unità di bandiera italiana. Ma noi con i marittimi di Torre e di Ercolano ormai sono anni che stiamo lavorando per la modifica della legge 3098. Cerchiamo di portare una dignità sociale a un territorio che è vissuto di mare per 30 anni, forse 40 anni. Ed è certo che le battaglie devono partire dai territori, devono partire dal basso, devono partire dalla partecipazione delle famiglie. Oggi abbiamo visto che al corteo in prima linea c'erano i bambini, che sono i figli dei marittimi, che sono il futuro di questo territorio. Non per forza dobbiamo dire che c'è un'eredità anche nel lavoro, ma che c'è una grandissima dignità sociale nel lavoro dei padri. Noi accompagneremo questi lavoratori che stanno portando avanti una battaglia ormai da anni, anche inascoltati spesso dalle sedi istituzionali. Certo, come rappresentanti istituzionali di un territorio, non avendo la forza di legiferare, non potremmo fare abbastanza, ma potremmo accompagnare i marittimi in un percorso che arrivi fino a Roma. Il Movimento 5 Stelle non ha mollato la presa da 3 anni a questa parte, è primo a sollevare il caso in Parlamento quando viene approvata la legge per l'OIL che in pratica garantisce dignità a tutti i marittimi, e sta portando avanti la battaglia in tutta Italia. Abbiamo avuto incontri con la Capitaneria di Porto di Viareggio, siamo andati dai marittimi di Civitavecchia, Gaeta, stiamo cercando di unire i temi. Abbiamo già depositato una mozione in Parlamento che chiede degli impegni precisi, ma quello più importante è garantire che i contributi agli armatori che oggi l'Italia versa siano direttamente connessi all'imbarco degli italiani. Attualmente invece dipende da un accordo tra sindacati e armatori. Questa cosa è assurda, perché non ha senso dare agli armatori per un accordo qualsiasi che gli armatori fanno con i sindacati, bisogna legarla esattamente all'imbarco dei marittimi.